Conte si è espresso alla Camera sul caso Fiber, gettando l'aula nel caos. Il presunto conflitto di interessi sarebbe avvenuto prima del suo incarico a Premier. Il sospetto di conflitto di interessi era stato sollevato dal Financial Times. Pioggia di insulti fra Lega e M5S. Il caso Fiber, il presunto conflitto di interessi, sollevato dal giornale economico finanziario, è stato affrontato da Conte alla Camera. Si trattava di un incarico professionale assunto prima che diventasse premier. La questione, che ha assunto il nome di caso Fiber, è stata subito oggetto di discussione da parte del centrodestra, che ha richiesto a Conte subito chiarimenti. Una richiesta fortemente voluta soprattutto da Matteo Salvini. Il premier ci ha tenuto a motivare con la precisione tipica dell'avvocato la questione. Si trattava di una semplice consulenza. La consulenza avvenne nel maggio del 2018 in qualità di avvocato. Il lavoro consisteva nel redigere un parere giuridico pro veritate circa l'applicabilità della disciplina della CD Golden Power e dei conseguenti obblighi di notifica con riferimento alle operazioni compiute nei confronti della società Rete Lit. Il lavoro venne a distanza, senza che Conte avesse mai potuto incontrare chi glielo aveva commissionato. La Camera nel caos. Lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle è avvenuto a seguito della affermazione di Anna Mancina della M5S. L'aula è stata gettata nel delirio dalle ire dei leghisti che con fischi e coria suon di elezioni, elezioni hanno seminato il caos. La deputata è stata accusata di essere una poltronaia, mentre i pentastellati hanno risposto ai loro colleghi con il monito: Russia, Russia. Non sono mancati riferimenti alle elezioni umbre. Il presidente Roberto Fico ha dovuto alzare la voce per provare a riportare la normalità perduta in aula.